Cara Nancy. Cara. Ti ricordavi questo momento con Sabrina Ferilli? Sì, sì, sì. Avete provato tante volte, bravissima. No, 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 niente, zero. Francamente molto poco, perché non c'era tempo, io stavo girando una cosa, cioè, insomma, vabbè. Però è andata. È stata una buona volta. È andata, esatto. È andata. Abbiamo cominciato questo programma lunedì, mm-hmm, e il nostro intento è quello di capire qual è la volta buona dei personaggi, delle persone che vengono qui e si raccontano. Mm. E con te vorremmo capire quali sono state le tue volte buone. Ecco perché ogni volta ti mettiamo praticamente a confronto due volte buone oppure due cose che tra di loro non c'entrano, qualcosa che tu potresti invece in questo momento raccontarci. Questo è un trita carte che noi chiamiamo il nostro trita volte. Ah, di quelli veri, cioè finisce proprio. Sì, sì, è quello vero, è originale. Questa c'è una. Tutte quelle volte che ti hanno definito Nancy Brilli spumeggiante. Spumeggiante. Mm. E poi c'è una volta buona. Che devo bianca. Decidere. Allora, spumeggiante è una cosa che mi ha sempre dato molto fastidio perché mi sembrava un po' la pubblicità di uno champagne, di una birra. Nancy Brilli, la spumeggiante Nancy Brilli, l'effervescente Nancy Brilli. Magari mi avessero preso a fare una pubblicità di queste che davano un sacco di soldi. Soldi, allora, via. Brava, almeno fatturavi. Niente. Almeno si monetizzava. E invece ciò non è avvenuto e tra l'altro questa definizione è come se un pochino eliminasse il fatto di essere una persona con un cervello. Recentissimamente ho fatto un'intervista con una persona molto intelligente che mi ha detto: ah, sapevo che fossi intelligente, ma non pensavo così intelligente. Ma come si permette? No, allora questo spumeggiante, mettiamolo qua subito. Lo trattiamo, ecco, bravo, tanti cari saluti, baci e arrivederci. Vedi, guarda che non vuole essere tritato. Si rifiuta. Si rifiuta di essere tritato. E invece no, è devi essere tritato. Al tritacarte. E quindi qui devo scrivere io. E allora a questo punto basta chiamarla spumeggiante, ma Nancy Brilli vuole essere anche definita... intelligente. Con tre punti esclamativi. Fallo vedere. Signore e signori, questa è la mia nuova descrizione. Non vedo dove sta la macchina che mi sta... Prego. Eccola, questa è quella rossa, salve. Intelligente, grazie, apprezzerei. Perché Nancy, ancora oggi una donna così bella, così di classe, che ha fatto delle cose importanti, è solo spumeggiante? No, no, ma dai, veramente spumeggiante è riduttivo. Che va anche bene, però ti preclude un mondo, mentre invece quel mondo mi appartiene. E non da un giorno, guardatela, quando è fatto il monologo di Shakespeare. Yes. Una donna arrabbiata è come acqua di sorgente inquinata. È fango, senza fascino e bellezza. E nessun uomo, per quanta sete abbia, vorrà portarsene un goccio alle labbra. Tuo marito è il tuo signore, il tuo capo, il tuo sovrano, il tuo angelo custode, che di te si prende cura e ti sostiene con tutte le sue forze. Per te affronta pericoli, battaglie, viaggia di notte fra vento e tempeste, sopporta il gelo e i morsi dell'inverno, mentre tu sei al sicuro e tranquilla nella tua casetta appannata dal calore. E cosa chiede in cambio tuo marito? Amore? Un viso sorridente? L'obbedienza? È molto meno di quanto tu gli devi. Come un soldato al suo capitano, la donna sia leale al suo signore, ma se è testarda e prepotente, si ribella alle più semplici richieste, allora è solo vile traditrice e serpente che guizza per colpire, no? Era una versione un po' diversa del monologo di Caterina nella Bisbetica Domata, in cui Caterina prende la sua forza e diventa lei protagonista. Sei stata tante volte protagonista della tua vita, Nancy? Sì. Diciamo che tante volte ho subito delle cose anche da protagonista, però eccoci qua. Perché ti ha colpito questo monologo? Hai cambiato espressione, i tuoi occhi brillano di più. Beh, non era rispetto al monologo in sé, era rispetto a Gigi Proietti, perché
era il suo cavallo di battaglia e la sua trasmissione in cui mi aveva invitato. E beh, Gigi ci manca a tutti, no? Credo di sì. È stato un grande maestro, è stato un compagno di lavoro straordinario, è stato un grande divertimento. È vero che si perdeva tutto, Nancy? Ma è vera questa cosa? Allora, dovevamo andare a fare un viaggio, dovevamo andare in Sudafrica. Lui aveva paura dell'aereo. Aveva paura dell'aereo? Sì, proprio se la faceva sotto. E, però non lo voleva ammettere perché io sono Gigi Proietti, ma io sono... Vabbè, allora partiamo in tu, lui, la troupe, c'era un viaggio... Io, lui, Ivanzina... Per un film, quel per un lavoro? Per un film di Ivanzina. Quindi... Partiamo e il volo è durato 17 ore, vabbè, una cosa infinita, e per 17 ore io ho riso, ma lui ha fatto di tutto per farmi ridere perché non voleva che mi addormentassi, perché se io dormivo lui aveva paura. Ma è una tortura non lasciarti dormire. No, ho riso tanto, solo che è riuscito a perdersi il passaporto, il portafogli, un calzino. Cioè aveva i calzini ai piedi, con, che poi portavi sandali con i calzini, ma questa era una cosa solo alla tedesca. Dell'attore, e si è perso un calzino e dice, abbiamo dovuto con la hostess smontare il sedile, era andato a finire sotto, non si sa, una magia. Cosa direbbe lui oggi dei tuoi contenuti social, delle tue sfilate? Si divertirebbe o ti direbbe, Nancy? No, si divertirebbe, però... Però lui non la capiva tanto questa cosa dei social. Diceva, sì, invece, guardate perché dico questo, perché la signora Brilli ha messo a casa sua uno specchio e prima di uscire lei si fa la sua sfilata, si riprende, faccio un corridoio. Sì, però tu sei da sola col tuo cane che ti guarda e ti segue e le posti. Vabbè, a volte fai sono... finta. No, vabbè, no, certo, a volte sono sola, a volte c'è Tata Ellen che ormai è una regista, lei non... Non fa più la tata, lei fa il backstage. Tuo figlio ha 30 anni? No, vabbè, lei ormai è Tata Ellen. È tata comunque, Ellen. A prescindere, sì. Quindi in realtà la tata è diventata la regista della signora Brilli. Guardate le passerelle che fa sui social la signora Brilli. Vediamo. 1,073 light years ahead, you and me gonna be getting down on a space bed. We gonna get married in June. Gonna be getting down on the moon. Light years. Allora, Nancy, perché fai queste sfilate? Ce lo devi spiegare. La volta buona che le capiamo. Ma molto semplicemente me l'hanno chiesto, mi hanno scritto su Instagram, come vai, come sei vestita, come l'outfit, perché annuncio che vado in televisione, vado a fare, e allora ho detto vabbè, facciamo un corridoio. Per me fare un corridoio significa attraversare un pezzetto di questo lunghissimo corridoio che ho a casa mia, sembra un vagone di un treno, e alla gente è piaciuto, me li chiedono e glieli faccio, così loro si divertono. Ci sono delle lezioni di stile che ogni volta dai, oppure è solo una sfilata? No, che lezione di che? Io non posso dare lezioni se non di capocciate al muro. No, potrei dare lezioni sulla gestione dei capelli ricci, che è un fatto. Vedi, ti sto dando lo spunto per una nuova rubrica sui social. Pensa un po' che contenuti di peso, quella che vuole essere intelligente, no? Cioè, adesso vi spiego come vestiti i capelli. Ma quella è l'ironia della donna bella. Nancy, tra l'altro, invece c'è una cosa a proposito di consigli che tu fai settimanalmente, ed è una rubrica sui consigli, una rubrica che si chiama Brilliamo. Sui consigli di cuore. Ecco, allora noi abbiamo approfittato della tua presenza, abbiamo chiesto a delle signore se hanno dei consigli da chiedere a Nancy Brilli. Questa signora ti chiede una cosa per quanto riguarda il suo rapporto con il marito. Ascoltala bene, non è una
cioè non è una, non è una di voi? No, non è una di noi, ecco, questo ti voglio dire veramente. È, una, è come quelle che mi scrivono è sul tutto letto. Vero, ah, okay. È tutto vero, sentila. Che mi chiederà questa? Cara Nancy, aiutami tu, che mio marito è appassionato di cammini e ogni occasione è buona per prendere, partire e andarsene di casa e girare per il mondo per la sua passione. L'ultimo cammino è partito 2 mesi e mezzo fa da Canterbury e arriverà prestissimo a Roma. Aiutami, se hai un consiglio per come poterlo tenere a casa con me. La signora di buona volontà che ancora aspetta il marito dopo 2 mesi e mezzo. Che... No, però... Però se vogliamo rispondere, rispondiamo... Posso rispondere come avrebbe risposto un po' la sorellina? Ma magari, sì. Amore, scusa, ma abbi pazienza, ma... Cioè, ma di che stiamo a parlare? Ma questo qui esce di casa, cammina, sta 2 ore, 2 mesi, ritorna dopo 2 mesi. Andiamo proprio male, Ni. Cammina e pensa di camminare, va. Non lo far più tornare. E a proposito di attori romani, grazie per questa imitazione della sorellella, il professor Umberto Broccoli, quando ha saputo che venivi, ha detto: ah, Caterina, io ho una chicca da far sentire a Nancy Brilli. Ma tutto sa. Ma è pazzesco, ma lo tutto, sai? Tutto, sa tutto. Allora, me l'aveva detto il direttore, ma io ho detto avrà esagerato. E invece no, sono già alla 5ª puntata e devo dire che... Che era, tutto, era tutto abbastanza vero? Tutto abbastanza vero. Abbastanza vero, dobbiamo vedere, dobbiamo tra 2 sere, vediamo. Ma, guarda, sai cos'è? Che il vero uomo di cultura, quello che non sa, inventa. Capito? Questa è bella, stai per inventare? No. Stai per inventare? Non è così, però sapendo questo rapporto che c'è stato, un rapporto forte con Nino Manfredi, mi è piaciuto prendere una cosa che riguarda un po' tutte e due. Perché Nino Manfredi... Beh, è stato suo suocero. Cioè, appunto, ma il rapporto anche professionale, cocca mia, mi pare ti chiamassi. Cocca, no? La mamma di tra parentesi, sono molto contento di incontrarti anche in questo studio dopo tanti anni. Beh, dunque, a Via Teulada, Nino Manfredi nel 1959 faceva Canzonissima. E faceva, lui si chiama Saturnino, no? Saturnino Manfredi, lui faceva Manfredini, Bastianino... E il barista De Ceccano. E faceva questo barista De Ceccano che stava giù al bar di Via Teulada e vedeva passare tutte le star televisive e così via. Poi doveva lanciare la lotteria di Capodanno. E il biglietto della lotteria di Capodanno lui lo lanciava in questa maniera. Sentiamo bene le parole. Riguarda te, ma riguarda soprattutto te, Caterina. Sentiamo. Io? Sì, tu. Senti, sentiamo. Di essere stato nominato forzinieri di questa prima trasmissione di Canzonissima con il... piacevolissimo incarico di annunciare i nomi dei vincitori dei premi messi in palio. Voglio proprio vedere adesso. E che ne lo so io? Quando che sortono fuori i premi con i soldi, ti pare che vinchi io? Io sembro figurino, Inge. No? Vediamo un po', fosse la volta buona questa. Ha vinto 1 milione. La signora Anna Abate, via Vittorio Emanuele III, 34, Orta d'Atella, Caserta. Ha vinto inoltre lire 500.000 il signor Felice Ciriaco e altri, viale Ofanto, isolato S5, Foggia. Rallegramenti. Niente. E anche stavolta, come diceva Ercole nelle sue famose fatiche, non abbiamo alzato paglia. Allora, capito perché. Fusse la volta buona. Tutto è partito da lì. È partito da lì e questo dimostra anche la lunghissima preveggenza che aveva Manfredi, che quindi ci ha proiettato direttamente dal 59 al 2023. Pazzesco. Grazie professori. A proposito del rapporto di Nancy Brilli con Nino Manfredi. La suocera di Geppetto, insomma. Cioè, scusami? Non la suocera, la nuora di Geppetto. La nuora di Geppetto. Certo che avere un suocero così, si parla sempre delle suocere. Un suocero così? Ma era... Invece è stata una bella cosa, perché abbiamo anche lavorato insieme, perché ho visto tante cose, come affrontava lui un personaggio, come costruiva lui le cose. Ti ha insegnato delle cose. Era molto tecnico. Non, lui non amava insegnare, però se lo stavi a guardare capivi bene, eh? È una donna intelligente, lo guardava bene. Sempre io. Altro si è scritto, intelligente, appunto. Con questo ci facciamo un quadro. Ciao, papà.
Come stai? Bene, bene. Avevo paura che non arrivassi in tempo. In tempo? In tempo per cosa? Vieni. Vieni a vedere. Che succede? Ti sei messa anche la cravatta. Che cos'è questa cerimonia? Si sta per celebrare un matrimonio importante. Vedrai, è l'unica soluzione ai nostri problemi. Ai nostri problemi? Sì, guarda. E quelli chi sono? Non li riconosci? Non me la ricordavo questa scena nel film. Bella! Bella, ma mo chi sono questi due che si sposano? Ah no, non guardare aiuto! Me. Aiuto! Non guardare me, non so lo chi si sposano. Lo devo chiedere a Luca, tanto la regia di Luca Manfredi, il mio chi ex marito. Figlio di Nino, papà di Chicco, per cui gli chiederò, dico, ma chi si sposava? Perché mica me lo ricordo. Riuscite a fare un po' il nonno di tuo figlio? Un po' sì, è morto che Chicco aveva 4 anni, per cui poco, però gli piaceva tanto. Diceva, piaceva tanto a lui e a Sordi, Chicco, perché tutte e due dicevano che sembrava il giorno del matrimonio, sembrava un putto di Raffaello, in effetti un po' sì. Chi, era bello, a era chi bellissimo. Non piace tuo figlio, Nancy? Non lo so, ci sarà qualcuno, ma non ci parlo. Ma mamma gelosa qui! No, no, è uno scherzo per te. Però, insomma, vediamo. Vedi, io ho fatto un Manfredi che però sembra un Kennedy, ma com'è? No! Un Manfredi che sembra un Kennedy. Guarda! C'era prima il pezzo del 59 di Nino in cui c'erano delle cose molto somiglianti con Francesco. In realtà Chicco somiglia più a nonna Erminia che a nonno Nino, perché ha gli occhi chiari, però ha delle espressioni che sono anche di Luca. Che famigliona, eh? Ingombrante? No. Mai, no. Nancy? No. No, non, ingombrante no, non lo posso dire. Anche perché è il fulcro della mia vita cercare una famiglia. Ci sono riuscita in una maniera alternativa, perché la mia famiglia è mio figlio, sono i miei amici, sono altre persone. E anche un po' le tue lettrici, perché c'è un'altra domanda per te. Eccone un'altra. Cara Nancy, aiutami tu. Che io ho questo problema con mia figlia, essendo molto di carattere, non riusciamo a incontrarci nei problemi quotidiani, tipo la scuola, gli amici, lo studio, le abitudini. Tesoro, ma te posso dire, questa ragazza, insomma, io non so, avrà l'età, sarà un adolescente, no? Ecco, lasciala perdere, perché povera creatura, deve vivere la vita sua, no? Deve capire che cosa fare, perché deve fare quello che dici tu? È perché, guarda che poi dopo questa ti si mette contro, poi litigate, lascia perdere, credo. Tu hai lasciato perdere con tuo figlio? No, lui mi ama. E Franca Valeri cosa direbbe alla signora in merito alla figlia adolescente? Franca Valeri avrebbe... Beh, intanto Franca Valeri, signorina snob con la R, cara, ma cara, proprio, guarda, non mi sembra proprio il caso di metterti a discutere con la ragazza... frequenterà le sue persone, frequenterà quella marmaglia che frequentate voi dalle parti vostre, noi qui da noi non si fa. Senti, che ti devo dire, tu buttala sul futuro, spera che incontri un domani un uomo, diciamo, piuttosto virile, con spalla larga, non unghia lunga, mandorlata, diciamo una persona che la sostenga e la ami, e tu pensa un pochettino a te. Stupenda. Nancy, a proposito di attori... A gettone, praticamente. Che te sei stata diretta da Ricky Tognazzi. Caro, bravo. Ma grande successo anche con Carlo Verdone. Sono state sicuramente 2 volte buone, ma una è stata migliore dell'altra. Chi triti e chi tieni? Allora,
Premettiamo che terrei tutti e due, perché sono due straordinari registi e che hanno fatto due bellissimi, con cui ho fatto due bellissimi film. Con Carlo Verdone ho fatto Compagni di scuola, con Ricky Tognazzi ho fatto Piccoli equivoci. Però Ricky mi ha fatto vincere il David di Donatello, mi ha fatto vincere il Nastro d'Argento, per cui... Consegnato da Franca Valeri. Consegnato da Franca Valeri, che mi disse una cosa bellissima. Mi disse, siccome era il David da non protagonista, mi disse, si ricordi di non sottovalutare i ruoli da non protagonista, perché io ci ho costruito una carriera. E tu infatti hai vinto tanti premi. Quindi, bacetto a Carlo, a cui voglio tanto bene, però diciamo con Ricky ho vinto tanti certo. premi, quindi oddio mi fa paura un po' strano, mettiamola dentro così. No, no, che così, no. Così Carlo, che dobbiamo fare? Ma quello fare? È pure superstizioso, Carlo, non guardare, non guardare. Non guardare, non guardare, non guardare, non sta succedendo, sono non sta succedendo. Ragazzi. Non sta succedendo. Lo tengo qui. Non sta succedendo. Senti, apposta però non ti ho messo Gino Bramieri, perché poi sarebbe stato ancora più difficile. Dovrei fare una scelta, però mi fa piacere se riguardi questo momento con lui. Ecco, vedi cara, vedi anche noi dovremmo farci un bel viaggetto. E perché non lo facciamo? Perché purtroppo il prossimo weekend siamo impegnati. Dobbiamo cambiare le tendine del bagno. Te lo ricordi, cara? Sì, le tendine. A proposito delle tendine, che colore le facciamo, cara? Ti facciamo di un bel azzurro carico? No, ma io veramente le volevo fare di un pois. Oddio, pois, che meraviglia, il pois, come mi piacciono i pois! I pois, che belli pois! Sì, che idea geniale, parlami dei pois, ti prego, parlami dei pois! Ma no, Gualtiero, anzi, scusami, ne parliamo dopo. Intanto con queste sciocchezze ti ho distratto dalla lettura del giornale. Ma cosa vuoi che me ne freghi del giornale? Io il giornale lo butto, lo pallotto, lo strappo, lo butto via, lo pallotto, lo strappo, lo butto via. Parlami dei pois, dimmi tutto dei pois. Ma tu hai capito quant'è che circolo io? Quest'anno sono 40 anni che io faccio questo lavoro. L'anno prossimo faccio Cifra Tonda di età. Per cui, insomma, non è poco, eh? Non è poco. C'è qualcosa che non vorresti mai più rifare? Non rifare, no. Qualcosa che vorrei fare, sì. Tipo? Tipo fare un cinema anche diverso. Ho fatto moltissima commedia. Mi piacerebbe frequentare anche un genere diverso. E comunque, mettetevi tutti l'anima in pace. Io non me ne vado molto presto. Rimarrò ancora per un po'. Senti, prima parlavi di una famiglia che nel frattempo si è allargata, è diversa. L'ultima volta che ci siamo viste si parlava di corteggiatori. Sì, mamma mia, che psicolabili che ho incontrato. No. Ecco, appunto, com'è andata poi nel frattempo? Allora, intanto qui sto diventando una nazitella, perché non so. Non da quanto so tempo? Proprio... Allora, l'ultimo mio fidanzato era Roy ed era 5 anni fa, per cui sono 5 anni che faccio la single, che parola orrenda, però così è, e ho incontrato gente stranissima, ma io non sono in grado. E poi tanti sposati, così, cioè... Prima di frequentare una signora ci si rende disponibili. Allora, se uno arriva e ti corteggia e però è sposato, ma che vo da me? Ma fai un. Ma prima organizzati delle cose tue. Capisco che a un certo momento della vita è più facile che si incontrino persone sposate, ma. Fai una scelta. E poi magari è la volta buona, chi lo sa? Chi lo sa? Intanto se dovesse succedere, sai dove venire? Sicuramente. E a proposito di uomini, io la scelta per te l'ho fatta oggi. È alto, è giovane, è bello. Potrebbe essere anche magico. Se vuoi ti porto da lui. Bene. Ballerei volentieri. Molto bene. Allora, la signora Briglia è qui al centro. Io sono al centro. Allora, non ti vuole corteggiare, ma ti vuole meravigliare. Sì, mi piacerebbe utilizzare un mazzo di carte. Ovviamente sono carte
francesi, da poker. Cuori, quadri, fiori e picche. Adesso proveremo qualcosa di molto particolare, Caterina, perché voi due sceglierete una carta ciascuno. Nancy, tu dovrai guardare la carta e memorizzarla. Te invece non dovrai proprio vederla. La tieni in mano senza guardarla, farla vedere a nessuno. Facile, falla facile con me, che neuroni qui. Allora, guarda, Nancy, partiamo da te, scegli una carta. A sono caso. Tutte, sì, quella che più ti piace. Ok, grazie. La guardi, te la ricordi, memorizzala bene nella tua mente, ok? Caterina, adesso è il tuo turno. No, no, prendila proprio te. Ah, la prendo? Sì, liberamente. Non la devo mostrare, non la far vedere a nessuno. Ma no, la posso vedere io, Maxim? No. Ah, vabbè. Neanche tu. Ok. Guarda la carta. Te la ricordi? Sì. È una carta rossa. Sì. Guardami, guardami. Di cuori, se non sbaglio. Sì. E sono esattamente 1, 2, 3, 4, 5, 6 di cuori, forse, non lo so, facciamo vedere. Esattamente 6 di cuori. E poi ovviamente sono tutte mescolate, mettila pure qui. Caterina, ora tu non sai che carta è. No, non me l'hai fatta vedere, no. Maxim. No, no, esatto. Cioè. Ora, Nancy, dovrai chiudermi gli occhi con le mani, sì, mentre Caterina, perché qui siamo pieni di schermi, ecco. Ok, mentre Caterina fa vedere la carta a tutti quanti, io non devo vederla. Ok, quando sei hai vista? Fatto Caterina, ce lo dici, eh? Eccola! Ok, ora Caterina, dammi pure la carta. Levo? Sì. Sì. Aspetta, togli le mani prima, di dorso, di dorso. No, tienila un secondo. Sì. Tieni un secondo, dimmi stop quando vuoi. Stop! Metti la carta qui al centro, ok? E adesso mischiamo le 52 carte, in questo modo. Così che nessuno può sapere dove si trova la carta, in quale posizione. E adesso cercherò di trasformare una carta qualsiasi nella tua. Non è questa, vero? No, non è il 2 di picche. 2 di fiori, non è il 2 di fiori. A parte mi sono dimenticata qual era. Vabbè, vabbè, non ne ho avanti, sto scherzando. Se la ricordano a casa. Fai attenzione. 1, 2, 3. Sì! Era questa! Era proprio il 10 di picche. Mamma, noi siamo qua! Grazie. Bravissima. Io me lo porterei a fare le sfilate con te, Nancy, così per non sbagliare. Così per non sbagliare, Maxim! Bravo! Ma soprattutto una meravigliosa Nancy Brilli che tornerà alla volta buona quando avrà incontrato quello giusto. Sarà succederà. Fatto. Quindi accompagni tu, Maxim. Ti rubo la carta. Ah, la carta, pensavo di salutarmi. Grazie, 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 grazie Nancy, grazie, grazie davvero, super. Grazie. Ciao a tutti. Nancy Brilli!